Fischio io, ha detto Piero Cevanton a bordo campo, Sogna. È difficile fare possesso palla per il Milan oggi. Allora Ancelotti chiede, per alleggerire un po' la pressione, chiede appunto di saltarlo il centrocampo e di giocare direttamente su Shevchenko ogni tanto. Shevchenko che fin qui non ha avuto alcun pallone giocabile. Grande opportunità per il Lecce, Cevanton sulla pallone. Tutti gli altri si sono allontanati, barriera robusta organizzata da Dida. 19esimo del primo tempo, anche due giocatori del Lecce a fare da schermo in barriera, ricorsa breve, Cevanton, palla che gira, rete, che gol, Cevanton, Lecce in vantaggio. Maurizio, questo è un grandissimo gol perché la punizione non era molto distante, tirare forte sulla barriera sembrava che non ci fosse tanto spazio per poterlo fare, invece lui lo ha fatto benissimo, ha calciato davvero forte e non c'è stato niente da fare per Dida. Questo è davvero un calcio perfetto perché poi la palla è andata proprio nel 7. Guarda, qui è pazzesco perché riesce proprio a tirare forte e la palla, la distanza non era, la palla sale e riscende perfettamente, davvero bravo. E Dida aveva avuto una grande intuizione ma è stato tutto inutile. Cevanton ha messo il pallone dove nessuno sarebbe potuto arrivare al 19esimo minuto di gioco. Lecce in vantaggio ed è un vantaggio che ci sta perché Lecce aveva già costruito 3 palle gol. Sì, sì, Lecce assolutamente, diciamo, in questi primi 20 minuti non ruba niente perché ha tentato più del Milan e secondo me è proprio quello che ha detto Ancelotti, cioè di saltare il centrocampo su Shevchenko. Il problema è che Shevchenko però non si mette in condizione, vedi, si posiziona subito accanto a Stovini e non c'è spazio per servirlo.